di voi, infatti, probabilmente lo sanno, però altri no, ma Monsignor Carcucci è, oltre al personaggio eminente nell'ambito della nostra Chiesa, è anche un esperto di cinema, un notevole esperto di cinema. Ed è per questo che noi abbiamo chiesto a lui oggi di venirci a parlare di un'opera che attualmente sta, come dire, non dico riscuotendo un nuovo successo, però ha una sua nuova vita, cioè il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, che riapre tutto un discorso appunto sulla spiritualità del personaggio Pasolini. Per cui, ecco, io non voglio andare oltre, ma lascio subito la parola a Monsignor Cacoccio, che ci potrà parlare di questa opera e della dimensione spirituale che quest'uomo, nel suo laicismo, da un certo punto di vista, e anche dalla sua, dal suo pensiero divergente rispetto a tanto pensiero dell'epoca in cui lui ha vissuto, ci ha in qualche modo indicato tutta una serie di percorsi che sono ancora validi, forse ancora oggi. Non vado oltre. Le passo la parola, la ringrazio tantissimo. Grazie, grazie a lei, grazie per l'invito. Sì, quelli della mia generazione hanno seguito, hanno letto, hanno visto tutti i film di Pasolini, perché ha segnato la cultura, e non solo la cultura italiana, ma in particolare la cultura degli anni della contestazione. Credo che sia tanto importante che noi riprendiamo anche queste figure, non solo per comprendere e fare memoria del passato, ma attraverso questa memoria rivedere alcuni aspetti che forse hanno un sapore di attualità. Quindi entro nel merito sulla personalità di Pasolini, che è una personalità complessa, come già lei stesso ha detto, variegata, versatile al massimo, tra l'altro è stato anche attore, perché così ha cominciato. Però credo che sia importante partire dalla sua educazione, perché molti pensano che Pasolini sia stato solo un marxista, ma non è così, perché il suo itinerario è partito da una posizione veterocattolica, nel senso che era un cattolico, oggi diremmo, tradizionalista, e collaborava, lui che era il papà di Ravenna, la mamma friulana, quindi come poi in modo autobiografico dirà in Edipo Re, bene, lui è partito da queste posizioni veterocattoliche e collaborava a questo Il Quotidiano, che era un giornale cattolico. Poi si è fatto una scelta precisa, che era una scelta marxista, legata poi a una esperienza specifica, perché poi ha insegnato lettere, si è trasferito a Roma e parte della sua vita è stata l'attenzione al sottoproletariato romano. Quindi questa è stata un po' l'impostazione di fondo. E il suo non solo amore, ma la descrizione del sottoproletariato romano, e noi lo vediamo, senza fare riferimento a quello che sono state anche le sue collaborazioni, soprattutto con Fellini, perché come sappiamo lui è stato aiuto regista in Le notti di Cabiria, tra l'altro. E anche Le notti di Cabiria, ricordate la storia di questa piccola prostituta del sottoproletariato romano. Quindi è chiaro che tutto questo spiega perché lui ha scritto L'Accattone, ha scritto Mamma Roma e quell'episodio della ricotta che diventa molto duro, soprattutto a proposito di un certo tipo di religiosità. Ma quello che è stato interessante,
vedere attraverso questa esperienza che lui fece ad Assisi, perché non si può comprendere il Vangelo secondo Matteo senza fare riferimento alla Procivitate Cristiana. Cos'era la Procivitate Cristiana? Era un gruppo di laici seguiti da un sacerdote carismatico, Don Giovanni Rossi, di cui forse alcuni di voi hanno sentito parlare, che prima del concilio raccoglieva le persone, chiamiamole della soglia, o cristiani della soglia, persone non credenti. E ognuno di questi, soprattutto se erano legati al mondo dell'arte, così, o della cultura, o dell'imprenditoria, chiedeva qualcosa. Se si va ancora oggi ad Assisi, c'è una sorta di mostra permanente delle opere di grandi artisti di tutto il mondo che rappresentavano il cristianesimo anche in un modo per quei tempi all'avanguardia, quindi con anche espressioni artistiche non necessariamente condivisibili dalla maggioranza delle persone. Immaginate, periodi di festival, ancora c'era il Festival della Canzone Napoletana, poi Sanremo, che impazzava dovunque, e lui fece il Festival della Canzone Nuova, e quelle canzoni erano cantate in tutta Italia. Capisco di parlare dei giovani, ma forse qualcuno che si avvicina alla mia generazione, queste cose probabilmente l'avrà sentito. E allora lui è andato, invitato da questo sacerdote ad Assisi. E questo sacerdote, quando vedeva queste persone, le trattava come se fossero amici da tempo. E una sera nella sua camera trovò il Vangelo secondo Matteo. E questo è stato il motivo della sua scelta. Per cui lui non ha fatto una sceneggiatura con una struttura particolare, come hanno fatto tanti altri, perché su Gesù e sul Vangelo quanti è naturalmente il personaggio che anche nel ambito del cinema Gesù è stato il più arato, quindi quanti di questi film, soprattutto come lui fa intendere in questo episodio della Ricotta, quanti di questi film che hanno impazzato anche negli anni 40, negli anni 50 soprattutto quelli di Marco Hollywoodiana, questi erano una negazione della spiritualità. Quindi questo lui l'aveva già intuito. Quindi lui cosa fa? Non fa se non riprendere il Vangelo secondo Matteo. Attenzione, molti ritengono che sia stato fedelissimo al Vangelo secondo Matteo, non è vero. Lui ha seguito effettivamente con una fedeltà sostanziale, ma passo passo, tutte le parole del Vangelo di Matteo. Quindi la struttura del film è la struttura del Vangelo secondo Matteo. E che cosa fa in questo? Lui naturalmente sono tre parti nella struttura del film. Naturalmente qui non si tratta di raccontare la vicenda, conosciamo il Vangelo, anche se molte volte facciamo la confusione tra il Vangelo secondo Matteo o un altro dei sinottici come Marco e Luca oppure Giovanni. Quindi se non troviamo alcuni aspetti nel Vangelo di Pasolini non dobbiamo dire lui non è stato fedele perché non ha raccontato quell'altra cosa. No, lui ha raccontato il Vangelo secondo Matteo, non il Vangelo di Gesù come risulta dai tre Vangeli sinottici o dal Vangelo di Giovanni. Quindi questo molte volte, soprattutto nei cineforum del tempo, si faceva questa osservazione. Questo da tenere presente, il Vangelo secondo Matteo. Quindi nella struttura del film lui non fa se non comporre tre parti. Una prima parte che va dalla nascita di Gesù fino alla chiamata degli Apostoli, una parte centrale che sono forse la maggior parte del film, forse i due terzi, che riguarda la predicazione di Gesù. E poi una parte finale, la condanna di Gesù fino alla risurrezione. Questo è da tenere presente. Che cosa emerge innanzitutto? In quel periodo molti dissero Pasolini si è convertito, lui reagì
in un modo molto forte a questa affermazione, perché non corrispondeva a quello che lui avvertiva, che lui si fosse sentito coinvolto in questa realtà era scontata. Dire che Pasolini, che ha dichiarato tante volte di essere ateo, abbia fatto un film cristiano-cattolico, questo è la più grande sciocchezza del mondo, che fa offende l'onestà di un regista oltre che di un uomo di cultura. Anche se è stato dato un premio OCIC, cioè un premio dell'Office Cattolico Internazionale del Cinema, cioè il premio della massima nel mondo cattolico del cinema. È stato dato questo premio. Questo premio, se vuole indicare, ecco perché ci ritroviamo nel tema, se vuole indicare una tensione e una tematica spiritualista, attenzione, nel cinema di Pasolini e nel film secondo Matteo, pienamente d'accordo. Se invece con questo si volesse intendere un film cattolico, si fa non solo opera di mistificazione, ma si offende anche l'intenzione del regista di Pasolini. Allora, in questo film emerge con una chiarezza estrema, quasi cristallina, la personalità di quest'uomo che aveva fatto una scelta marxista radicale, però a un certo punto comincia a scricchiolare qualcosa nella sua visione del marxismo, soprattutto nella sua realizzazione storica. E lo dirà poi immediatamente dopo, con un celaccio Cellini, che è il più spiritualista dei film di Pasolini, più ancora del Vangelo secondo Matteo. Se dovessimo dire qual è il film che maggiormente esprime la dimensione spiritualista di Pasolini, è Uccellarci, cioè, tra l'altro molto carino, avremmo potuto fare questa sera anche questo film estremamente con Totò, forse la migliore interpretazione di Totò è Ninetto Davoli, come molti di voi già sanno. Allora, tre parti. La prima parte e l'ultima parte sono le parti in cui, da un punto di vista di racconto, anche da parte dell'Evangelista Matteo, c'è un riferimento scenico. La nascita, l'annunciazione, la nascita, fin quando poi Gesù incontra gli apostoli. E poi l'ultima parte, dalla condanna, la crocifissione, eccetera, tutto diventa scenicamente, facilmente rappresentabile da un punto di vista cinematografico. La parte centrale del Vangelo secondo Matteo è una parte in cui ci sono i detti di Gesù. E qui c'è l'aspetto che manifesta in Pasolini la sua convinzione profonda di fronte a Cristo e di fronte alla religione, e contemporaneamente presenta questo aspetto magmatico. Non lo dico io, dice lui, questo è un film magmatico, però si possono essere dei film magmatici che sono estremamente positivi nella loro realizzazione, dei film magmatici che manifestano delle scricchiolature. In che senso? La prima parte e l'ultima parte permettono a Pasolini, che era non solo un poeta, un letterato, ma anche sapeva essere poeta anche nella rappresentazione cinematografica, di presentare delle pagine di altissima poesia. E questo noi lo vedremo, lo gusteremo nella prima parte, e lo gusteremo un po' meno, ma lo gusteremo nell'ultima parte. Laddove invece lui si trova di fronte a questa parte centrale, dove Gesù viene rappresentato come un predicatore quasi fuori del tempo, dove in un modo anche molto, molto differenziato da un punto di vista cinematografico, lui passa da momenti in cui sembra attualizzare, rendere attuale quello che dice Gesù, perché dice che il messaggio di Gesù è un messaggio che è valido per tutti i tempi. Quindi vedrete come ci sono nel film dei riferimenti a vari periodi storici. C'è anche quando
gli emissari di Erode vanno a uccidere i bambini e ci troviamo a Matera di non fa altro che rappresentare degli emissari fascisti, quindi per intenderci, no? Ma rappresenta questo in modo molto differenziato per dire che lui vuole indicare in Gesù un predicatore che parla, ma parla a chi? Parla al vento. Parla al vento, non parla a nessuno, non ci sono interlocutori davanti, lo vedete spesso in questa seconda parte. E dove anche da un punto di vista poetico cinematografico si vede che lui non è aiutato dal testo a esprimere. E perché non è aiutato dal testo? Perché lui non ci crede in Gesù figlio di Dio. È chiaro, perché bisogna pretendere che lui credesse in Gesù figlio di Dio se lui questa fede non aveva? Un mio maestro che è stato padre Taddei, che era molto amico di Pasolini, sono incontrati tante volte e lui l'ha voluto incontrare, era un gesuita, questo padre Taddei, ha voluto incontrare per dirgli: ma perché voi dovete per forza cattolicizzarmi? Sentiva questo fastidio. E permettete che io dica quello che sento di Gesù e del Vangelo, perché per me questo è forse il personaggio più importante della storia, anche se credo che oggi sia stato di fatto superato. Queste sono le parole che poi lui anche in alcune interviste ha riprodotto. Quindi questa parte centrale, lo noterete anche da un punto di vista cinematografico ed estetico, è infinitamente più debole relativamente alla prima parte, che è di una bellezza anche estetica, cinematografica, dove parlano le immagini, ma parlano rappresentando un'unità in quanto unità, soprattutto l'episodio dell'Annunciazione, che mi permetterei di sottolineare particolarmente. Quindi questi sono gli aspetti che poi noi ritroviamo nel Vangelo secondo Matteo, e dove lui che cosa fa? Non fa se non dire che questo personaggio della storia, di cui non so se sia esistito storicamente, perché poi a lui non interessava, cioè Pasolini, tutta l'opera di Pasolini non si può comprendere se non si parte da una dimensione profondamente emozionale, dove il mito, manifestato dopo, in Medea e di Corè, no? Il mito, che è irrazionale, ha la dimensione più profonda, esprime la dimensione più profonda dell'uomo. Quindi lui, dicendo che Gesù è il più grande mito della storia, lui esprime quello che per lui è la cosa più importante degli uomini, la cosa più importante per chi vive questa dimensione. Questo è un fattore che accompagna tutta l'opera pasolina. Senza questa consapevolezza non si riescono a capire nemmeno gli altri film. Allora, ecco perché noi ci troviamo di fronte a una realtà di Gesù, che è il più grande rivoluzionario della storia, ma che poi non ha trovato un riscontro storico, e quindi resta nel mito del popolo. Ecco, questo adesso magari, forse dopo non è il caso di fermarci, ma sarebbe interessante di prenderlo questo attraverso le sequenze del film, e soprattutto, ripeto, nella parte centrale, che è la parte meno riuscita cinematograficamente, ma è una parte che suggerisce maggiormente la personalità dell'autore. Ora, perché ho detto che Darci Uccellini invece è il film più spiritualista? Perché lì Pasolini che cosa fa? Ed è in una fase in cui la sua distanza dal marxismo diventa netta. Chi è questo personaggio che un marxista prima della morte di Togliatti, da chi è rappresentato? Da un corvo. Questo corvo a cui, guarda caso, Pasolini non fa se non dar la voce del corvo
nel film Uccellini è prestata da Pasolini. Anche la canzone iniziale, tutto questo. Mentre chi è il rappresentante della religione, chi sceglie come rappresentante della religione? San Francesco. Questo già potrebbe dimostrare, sceglie il corpo che poi alla fine viene mangiato e digerito da Totò e Ninè. È l'unico che resta a dire dobbiamo ricominciare tutto da capo, è San Francesco. E chi è questa umanità fatta di uomini umani? Perché Uccellacci e Uccellini chi sono? Sono da una parte i passerotti, dall'altra parte i corvi, e dall'altra parte i corvi. E quindi che cosa fa? Gli uni mangiano gli altri. La lotta di classe. E questa è la soluzione della storia, mi dice no. Tant'è che poi la soluzione della storia da che viene? Viene da Totò e Ninetto, e che erano uomini umani, poveri a loro diremmo noi, che però rappresentano l'umanità nella pienezza, nei limiti, nei difetti, in tutto quello che si vuole, anche la religione diventa bottega, però chi è che poi, e poi diventa frate Ciccio, Totò, no? E poi frate Cicillo, e poi mentre Ninetto diventa anche lui frate Ninetto. Però anche loro si danno alla pazza gioia per poter fare della religione la bottega. Chi interviene? Francesco, cioè Francesco d'Assisi. E ci sono delle pagine di una poesia straordinaria, molto più che nel Vangelo secondo Matteo, soprattutto quando frate Cicillo comincia a parlare con gli uccelli. Una cosa straordinaria. Perciò dico, questo è il film in cui lui prende definitivamente, potremmo dire, le distanze dal maestro. Sapete come per questo è stato molto contestato all'interno stesso del mondo marxista, e poi come subito dopo lui ha fatto un film autobiografico che è Edipo Re, e in Edipo Re ritorna alla dimensione del mito, ma la dimensione dell'irrazionalità, esprime autobiograficamente, oggi non va più di moda, ma esprime autobiograficamente che cosa? La sua dimensione, anche il suo dramma che viveva da un punto di vista della sua personalità, quello che noi poi si chiama il complesso di Edipo. Oggi non è politicamente corretto parlare di questo, però Pasolini ha fatto un film su questo, partendo dalla sua esperienza. E poi ha fatto altri due film che sono dei film non compresi, perché stranamente il mondo cattolico, bisogna dire, a mio parere per una mancanza di cultura, di letture, non solo il mondo cattolico, ma anche, si può dire, tutto il mondo culturale non ha compreso sempre Pasolini. In Teorema lui continua la sua ricerca spirituale e purtroppo non è stato compreso efficientemente, così come in Porcile. Mentre ritorna la dimensione sempre del mito e dell'irrazionalità come dimensione profonda dell'uomo in Medea. Questo è il percorso. Adesso io semplifico perché dobbiamo chiudere le verifiche. Che cosa voglio dire? Lui fa un'altra scelta. Una scelta che alcuni hanno chiamato vitalistica. E soprattutto i detrattori di Pasolini, perché Pasolini è stato un uomo solo da un punto di vista culturale. Nessuno, quando qualcuno anche lo vuole accarappiare ideologicamente, credo che faccia un'opera proprio di diffamazione di questo personaggio. Nessuno si deve permettere di accaparrarselo sotto il profilo cattolico-religioso, perché questo non è vero, ma nessuno si deve permettere nemmeno ideologicamente, se ha un pizzico di onestà e se sa leggere le sue opere. Perché? Perché si è detto, ecco, questo è il momento della decadenza di Pasolini. Certo, se si dovesse dire sotto il profilo della ricerca, effettivamente c'è una decadenza.
un po' come è avvenuto per Fellini. Cioè, non si può dire che attraverso questi tre film vitalistici, il Decameron, che poi è uscito un sacco di film, si chiama di Pasolini, la Divina Commedia, ritrovano a tutti quei film sul Decameron che sono usciti in quel periodo, ma anche voi qui siete un'altra generazione, ma i cinema erano pieni di questi film sul Decameron. E si può dire il primo, quello che ha lanciato, il film di Pasolini, veramente la Divina Commedia di fronte agli altri, questo il Decameron di, di Pasolini, e poi i racconti di Canterbury e i fiori del Mille e una Notte. Tutte favole dove lui esprime anche, aprendo strade, si può dire, per superare il comune senso del pudore, perché lui sembra disinibito, ha rappresentazioni che ogni volta che usciva un suo film scandalizzavano. Quindi questo, in quel periodo, oggi magari andrebbero anche per delle educande, però in quel periodo non era così. Ogni film di Pasolini era uno scandalo, era un'occasione di scandalo, con anche così a volte delle reazioni che raggiungevano la violenza. Quindi questi tre film. L'ultimo, e concludo con questo, l'ultimo è stato Salò o le 120 giornate di Sodoma. Io ricordo di essere andato a vederlo, adesso il Royal, si chiamava il cinema sotto, sì, mi sembra, lì dove via Quintino Sella. E allora andai a vedere questo film. Vi assicuro che ci voleva, se uno non era abituato a leggere i film e a non fermarsi alla materialità delle immagini, ancora oggi io credo che uscirebbe. Io ho visto tante persone che uscivano e usavano degli epiteti nei confronti del regista innominabili e irripetibili. Quindi è ovvio che quello è stato un film, però al di là della materialità delle immagini, forse anche se lo facessi oggi un cineforum creerei scandalo facendo il cineforum su Salò, le 120 giornate di Sodoma, però se uno sa leggere bene quel film si accorge che quello era l'atto di accusa più duro che Pasolini ha fatto nei confronti dell'ideologia marxista. È stato proprio... Lui parlava di elite, lui ha fatto una scelta di elite, soprattutto negli ultimi film da Porcile, cioè dopo Uccellarci Uccellini ha fatto questa scelta e diceva non elite di censo ma elite culturale, dobbiamo smetterla di mercificare la cultura. Questa era la sua, questo lui lo dichiarava continuamente, però questa elite culturale lo portava a dire non mi interessa se comprendono meno, non mi interessa se comprendono meno, se il popolo, anzi lui riteneva che il popolo avesse più intuito nel comprendere i suoi film della cosiddetta elite del censo o elite ideologica, da cui lui ha preso nettamente le distanze. Salò con le 120 giornate di Sodoma, Salò, è un'affermazione della dimensione, chiamiamola fascista, del marxismo. Questo in due parole. Se uno vedesse il film si accorgerebbe oggi quando, e lo ha detto questo, nel momento in cui il marxismo era l'ideologia del momento. Se qualcuno anche a scuola, chiunque sta, si permetteva di contraddire il marxismo, anche io che ho insegnato religione in quegli anni, mai sia, oggi, stando la nostra distanza dall'ideologia marxista, riusciremmo a comprendere. Tant'è che alcuni hanno ritenuto che il mistero della morte di Pasolini fosse legato anche a una sua eliminazione da un punto di vista politico. Io, a me non piacciono, come accade in questi casi, sempre le dietrologie. Però voglio dire che questa è una personalità, è un personaggio, Pasolini, che è complesso. Non si può dire che il Vangelo secondo Matteo esprima tutto Pasolini, assolutamente no.
e deve essere letto all'interno di tutta la sua produzione e di tutta la sua vita. Vorrei solo per concludere notare che la madre, che poi rappresenta la Madonna nel film di Pasolini, era una ferventissima cattolica e lui era talmente legato alla madre che tutte le volte in cui lui stava lontano dalla madre viveva dei drammi psicologici inconcepibili. E quindi questo fa comprendere perché è stato un uomo che forse oggi avrebbe da dire molto anche sulla cultura del momento. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Prima di consegnarle questo nostro piccolo omaggio, dunque questo è il catalogo del festival, ecco, e ora le consegniamo anche questo omaggio che è il premio che noi diamo ai film vincitori quando facciamo le competizioni che facciamo ogni 2 anni. Ed è il nostro simbolo, che è un gorilla, che si chiama Titus, come il gorilla di Gorilla nella nebbia. Titus è stato, come devo dire, un grande capo della sua gente, perché le ha salvate sulle montagne del Congo, salvandole dalle guerre, portandole, ne ha salvati veramente tanti di quelli della sua gente. Allora noi abbiamo pensato a questo animale perché abbiamo pensato al gorilla, perché il gorilla è un animale in via di estinzione, però molto forte, come il buon cinema, come il cinema d'autore, come il cinema di Pasolini, come il cinema di Chellettina, tutte le volte che può con la sua grande maestria nel parlare di autori appunto come Pasolini. Per cui glielo regaliamo ed è un grande piacere per noi averlo con noi. Ecco qui. Grazie ancora e ora grazie. E ora passiamo alla visione del film.